Ripartiamo da casa, non è successo solo che ricominciamo, 3, 2, 1, via. Buonasera, benvenuti a Pescara. Avete mai avuto la curiosità di andare a vedere cosa c'è nell'armadio, nella cantina, nello scantinato di qualcuno? Mi viene in mente Affari al buio, Container Wars, ricerca cacciatori di tesori. Oppure avete delle cose in casa che fanno parte del vostro passato, le avete da qualche parte, non vi ricordate quando le avete comprate, chi le ha regalate, cosa valgono, niente. Allora, in mezzo a queste due esigenze c'è Value Box, ovvero il tuo passato ha ancora molto valore. L'applicazione completamente gratuita, tramite iscrizione, vi permette con delle foto rapide di catalogare le vostre cose e di poterle lanciare sulla piattaforma all'interno di un box virtuale dove, collegato al vostro profilo, ci sono le foto degli oggetti che avete, di cui non sapete il valore e che volete proporre a qualcuno. Sull'altro lato della piattaforma ci sono i curiosi, i visitatori, quelli che amano i mercatini dell'usato, che invece di limitarsi ai mercatini che possono raggiungere offline, possono vedere i box di chiunque. È un'applicazione sociale, prende spunto da un trend che è quello del recupero, del riutilizzo delle cose e di dare un nuovo valore materiale. Questo è il mercato, ci sono altri competitors che fanno cose simili, eBay, subito.it. La nostra applicazione si differenzia perché noi non abbiamo un acquirente che cerca un prodotto specifico a un prezzo in mente. Abbiamo una persona che è interessata alle cose usate, vintage, antiche, cose di valore, cose non di valore, e le cerca, quindi è una cosa di intrattenimento che non è legata a un acquisto particolare, è legata a un acquisto impulsivo, distinto, che può vedere. Abbiamo fatto un'ipotesi a 5 anni con uno sviluppo di utenti, con un revenue che è generata da una percentuale sulle intermediazioni effettuate, quindi le acquiste effettuate. E direi che questo era una simulazione di un po' dal terzo anno, se volete approfondisco. Io però ringrazio il team, Martina, Moezza, Dani, Jacopo, Matteo e Marco, che hanno collaborato tutti insieme a questa cosa, e soprattutto coach che durante questo weekend sono stati artefici e contributori di quello che è stata un'evoluzione che ha fatto molti passaggi per sentirsi.